L'indicativo imperfetto della terza coniugazione. Coniugheremo insieme l'indicativo imperfetto di un verbo che conosciamo molto bene. Lego, leggere, di cui rivediamo il paradigma. Lego, legis sono le forme dell'indicativo presente. Io leggo, tu leggi. Leggi è il perfetto indicativo prima persona. Io ho letto, io lessi. Lectum è il supino. E leggere è l'infinito presente. Analizziamo ora due frasi. La prima: Magister ulixis fabulam discipulis legit. Per tradurre correttamente, io devo sempre partire dal verbo. Il verbo è legit ed è l'indicativo presente attivo terza persona singolare del verbo leggere. Significa egli legge. Ovviamente, trattandosi, poiché abbiamo di fronte una forma verbale al singolare, questa presuppone necessariamente la presenza di un soggetto singolare, quindi di un nominativo singolare che andrò a identificare in magister. Magister, magistri è un nome della seconda declinazione. Magister è il nominativo, significa il maestro. Il maestro legge. Il maestro legge che cosa? Dobbiamo andare a cercare un accusativo. Eccolo qua. Am. È l'accusativo, come ben so, della prima declinazione. Fabula, fabule, significa, come ben so, storia. Il maestro legge la storia di chi? Di Ulisse. Ulixis, come vedremo, è un nome della terza. Legge a qualcuno, quindi un complemento di termine. Qual è questo complemento di termine? O meglio, qual è questo dativo? Eccolo qua, discipulis, come mi fa capire la desinenza is del dativo plurale della seconda declinazione, identico alla prima. Quindi il maestro legge la storia di Ulisse agli studenti. Nella seconda frase gli elementi sono gli stessi, con l'unica differenza del mutamento di tempo. E invece del presente indicativo abbiamo qui un imperfetto indicativo terza persona singolare riconoscibile dalla presenza del suffisso temporale ba. Il maestro leggeva la storia di Ulisse agli studenti. Come si forma l'imperfetto indicativo attivo e passivo di un verbo della terza? Esattamente come gli altri. Prendo il tema del presente, che ricavo dall'infinito presente, staccando la desinenza re, quindi leggere. Avrò legge. Al tema del presente aggiungo il suffisso ba, il suffisso temporale, e a questo le desinenze attive e poi passive. Quindi leggebam, io leggevo, leggebas, tu leggevi. Coniughiamo ora insieme l'indicativo imperfetto attivo di lego leggere, terza coniugazione. Legge bam, io leggevo. Legge bas, tu leggevi. Legge bat, egli leggeva. Legge bamus, noi leggevamo. Legge lege batis, voi leggevate. Legebant, essi leggevano. La formazione è semplice: legge, tema del presente, più suffisso ba, più desinenza attiva, legge, bam. Vediamo ora l'indicativo imperfetto passivo di lego leggere, terza coniugazione. Legebar, io ero letto. Legebaris, tu eri letto. Legebatur, egli era letto. Legebamur, noi eravamo letti. Legebamini, voi eravate letti. Legebantur, essi erano letti. Anche qui legge, tema del presente, più ba, suffisso caratteristico dell'imperfetto, più desinenze passive. Legebar, io ero letto. Legebaris, tu eri letto.